Neanche lui sa quanti gol ne fa. Osimhen, la. Ragazzi, eccoci qua, popolo napoletano. Io sono Carmine Di Volo. 4-0 la Samp. Quando sono sceso, mancavano 2 minuti. Ho detto, vabbè, come finisce sta partita? Vabbè, 4-0, 5-0, non cambia nulla. Fantastici, fantastici, proprio fantastici. Sono qui. Nuova tuta del Napoli, quella di quest'anno, e tra l'altro c'ho anche giustamente il pantaloncino, che adesso, eccolo qua ragazzi, me l'ho fatto vedere, ma lo tengo da una settimana. Il pantaloncino del Napoli di sexy, pantaloncino del Napoli, la tuta del Napoli di sexy Luciano, che anche oggi scelte giuste, ottima formazione. Cioè veramente mi è piaciuto tantissimo Anguissa, ma vogliamo parlare di Frank Anguissa? Frank Anguissa, Frank Anguissa è molto meglio di Schifiocco. La. Madonna, raga, ma quanto cazzo è forte Frank Zambo Anguissa? Quello è da riscattare subito, vai subito, da dove l'hai preso, vallo a riscattare, perché questo, raga, è un top player per il futuro. Cioè, veramente uno dei migliori dribblatori della Premier League. Cazzo che acquisto! Cazzo che acquisto! Tra l'unico acquisto che abbiamo fatto, questo è stato il più. Cioè, tra Juan Jesus e Anguissa. Juan Jesus, così così. Ma Anguissa! Mamma mia! Impressionante. Parliamo dei gol. Osimhen e Fabián Ruiz. I stessi dell'anno scorso hanno segnato praticamente. Dove lì fece anche l'intro alla popolo di YouTube. Anche questa volta, quindi l'anno scorso Osimhen, Fabián Ruiz e il popolo di YouTube da me fatto. Ora Osimhen, doppietta, e Fabián Ruiz, popolo di YouTube fatto. Questa volta Mustang con mentalità diversa mi segnala. Va bene, però mio caro Mustang, se la canzone che canto io, Osimhen, tira e segna tanti gol che la puoi fare anche tu con Correa. Con Dzeko, con Lautaro, vedi tu cosa vuoi fare. Forse, dai, mettici Dzeko e sicuramente, dai, io spero che tu mi imiti, cioè io non ti segnalo, tranquillo. Vabbè, tanto noi facciamo, diciamo per scherzare. Comunque, tralasciamo tutto questo, parliamo della partita. Il primo gol del Napoli, mamma mia, un pallone alla Insigne, alla Carecon. Veramente. Gol regolare di Osimhen, vabbè, tutti e quattro i gol sono i regolari di quello di Osimhen che supera Otero. E il secondo gol, quello di Fabián Ruiz, con il secondo assist di Insigne. Veramente, oh, bel gol quello di Fabián Ruiz, che è la seconda volta che segna la Sampdoria, e quarto gol contro Genoa e Sampdoria. Contro Genoa e Sampdoria. Anche se dopo il gol Fabián Ruiz con questo gesto ai tifosi della Samp non è che è incredibile un sacco, cioè boh sì, Fabián Ruiz pensava che lì ci fosse i tifosi del Napoli, invece no, si era sbagliato. E giustamente i fischi, sì dai, forse ci sta sicuramente. E primo tempo dominato, anche se poi la Samp non è che abbia demeritato, cioè non ha avuto dei demeriti assolutamente nel primo tempo. Secondo tempo si è un po' spenta, cioè colpo di testa di Yoshida, tre parate clamorose di Ospina, e Yoshida, Akira Tozawa della Sampdoria, proprio non segnava, cioè cosa che teniamo l'anno scorso, spada calcio, vabbè. Poi come altro, al minuto 6 con l'azione di Osimhen poteva già segnare, aveva fatto già un altro gol, però giustamente annullato per fuorigioco. Poi parlando di fuorigiochi, giusto annullare il fuorigioco a il gol in fuorigioco a Candreva. Era il fuorigioco di Quagliarella. Che poi della Sampdoria, subito subito al volo, dico che il migliore della Sampdoria, anche se la Sampdoria del secondo tempo non è che, insomma, totalmente non abbia fatto granché, senza offesa, cioè con tutto il rispetto per la Sampdoria, quello che mi è piaciuto di più forse la Sampdoria è Candreva. Anche Mongello da 5 e mezzo, gli altri sono un po' spentivo. Tra l'altro qui mi sono immaginato qua, già mi aspettavo che si chiama Quagliarella, uno di quei, cioè
giocatore che stimo veramente tantissimo nonostante l'età, l'uomo dei gol impossibili, Fabione Quagliarello. Poi del Napoli tutti quanti avete giocato benissimo, quelli che mi sono piaciuti di più, Anguissa, Lozano ha fatto doppio assist, Lozano che tra l'altro pensate lo considero un Callejon, però a differenza di Callejon è più bomber e è quello che si fa vedere in area di rigore più di Callejon secondo me, questo è il mio parere. Poi di Fabio Ruiz, poi nel secondo tempo gol di Osimhen con gran pallone recuperato di Anguissa. Cioè il primo gol, vabbè, non è che c'entrava tantissimo Anguissa, c'entrava Insigne che comunque ha fatto un bel lancio, veramente un bel lancio stile, insomma, palla per Osimhen stile Callejon. E terzo gol di Osimhen, assist di Lozano dalla sotterra, avvicinato, sempre Anguissa a recuperare. Quarto gol, sempre opera di Anguissa che recupera palla, pallone per Lozano, mette da insomma 8 metri, un po' vicino, cioè, un po' distante dal dischetto del rigore. Arriva Zielinski che era un po' quello che ha meno brillato, che ha un po' meno brillato in questa partita, però si è svegliato con il gol. Finalmente si rivede Zielinski. Decimo marcatore, tra l'altro, che del Napoli che va a segno. Se calcoliamo bene, dopo 6 partite. Perché quinta giornata, cioè 5 giorni di Serie A, poi anche contando anche l'Europa League, cioè Osimhen, Insigne, Zielinski, Fabio Ruiz, Koulibaly, Lozano, Rachmani. Per poco segnava anche Mario Rui, qui crollava il mondo, veramente qui io. Crollava veramente il mondo. Napoli che mi è piaciuto tanto. Contro una Sampdoria che veniva dalla vittoria 3-0 contro l'Empoli. E il pareggio 2-2 in casa contro l'Inter. Che Napoli è stato meglio dell'Inter. Anche se poi Napoli-Inter hanno, secondo me, un modo di giocare molto diverso. Perché forse la Sampdoria forse è riuscita bene a capire il gioco dell'Inter e anche a capire il gioco del Napoli, perché c'era un'azione che praticamente ricordava un po' il gol di Koulibaly a Udine. Infatti dopo un calcio d'angolo ci poteva essere la sponda per Fabio Ruiz e c'era proprio Koulibaly in agguato, quindi pallone per Fabio Ruiz e pallone a Koulibaly. Comunque è un ottimo schema quello, questo che fa Spalletti, veramente fa veramente grandissimi schemi Spalletti. E con questa rosa qua, raga, Champions League di sicuro, scudetto non ne parlo, ma Champions League forse più assicurato. Gattuso, via. E niente, poi di altre azioni, non ne parlo perché insomma io ho detto tutto. Ripeto, Napoli vince 4-0, che stanco. Diciamo 4-0, doppietta di Osimhen al fantacalcio, Fabio Ruiz al fantacalcio e Zielinski, vabbè, non lo tengo io, con doppio assist di Lozano e doppio assist di Insigne. Zielinski e Insigne, Lozano e Zielinski, bravi, ma che hanno fatto tutti quanti avete giocato bene, tutti. Anguissa in particolare, Rachmani gli girava un pochino la testa, quindi giusto sostituito per Manolas, che comunque appena è entrato ha fatto subito una chiusura. E detto tutto, il video finisce qua. Come avete visto questo Napoli eccezionale? Scrivetelo nei commenti. Io devo andare. Ciao ragazzi, è sempre forza Napoli. Sempre forza Napoli. E ricordatevi, Osimhen tira e segna tanti gol che neanche lui sa. Quanti gol ne fa? Vabbè, basta.